A volte viene scambiata per affettazione, per... In realtà la delicatezza è qualcosa che manca tanto, manca soprattutto in questo momento, e manca un'altra cosa che viene espressa fortemente in questo libro, ma anche nell'altro. Quindi entrambi io vi consiglierei di leggerli insieme per avere poi veramente un quadro completo di quella che è questa opera. C'è qualche cosa, io forse sono anche noiosa nel dire che è un libro necessario in questo momento, perché ho amato molto leggerlo, e ho amato molto leggerlo perché c'è quella condivisione autentica che forse oggi un po' manca. Si parla tanto del essere migliori, essere più uniti, cercare di supportarsi, che è qualcosa che invece manca tantissimo. Se ne parla molto perché manca tanto, probabilmente. Quello che viene fuori da questo spaccato di vita, di una vita bambina, di una vita piccola, no? È questo, è il senso della comunità. Di una comunità nella quale si è immersi e che viene vista con gli occhi dell'infanzia, che si ritrova anche a vivere delle cose che possono essere anche abbastanza traumatiche, ma l'occhio bambino ha una capacità di riprendere esattamente forza da ciò che vede, che forse un adulto ha veramente perduto. Quindi riprendere quel senso di comunità che si legge in ogni racconto di Nicola Salvio è qualcosa che veramente ci dà la capacità di mettere un po' in discussione anche tutto quello che ognuno di noi vive quotidianamente nella nostra epoca contemporanea. Io vorrei leggervi un altro breve racconto che è tra quelli che io ho amato di più, dove si parla appunto di famiglia, dove viene fuori ancora di più il personaggio di questa donna che è tua madre, a cui il libro è dedicato e che è veramente un grande percorso d'amore. Questo racconto si intitola Il sogno. Nella contrada dove abitavamo noi non c'erano bambini della nostra età. Io e mio fratello Giovanni, che per noi e per tutti era Giannino, di 2 anni più piccolo di me, eravamo gli unici figli nati nella zona negli ultimi 10 anni. Pertanto i soli coetanei che potei frequentare furono i compagni e le compagne di scuola quando andai in prima elementare. Giannino era stato fino ad allora non solo il mio fratellino così tranquillo e pacioccoso, che era davvero un piacere averlo sempre dietro e sempre addosso, era stato il mio amico, il mio compagno di giochi, la mia vittima predestinata. Non erano infrequenti i casi in cui, infatti, i nostri giochi finivano con pianti e proteste da parte sua per l'immancabile prepotenza che aveva subito da parte mia. Ma gli volevo bene e non ero mai invidioso se soprattutto mia madre lo colmava continuamente di accortezze, di carezze e di attenzioni. Il fatto era che Giannino, al di là delle apparenze fisiche, grassottello, con bellissime guance sempre rosse e gli occhioni vivaci e sorridenti, era in realtà di salute cagionevole. Bastava a volte un sorso d'acqua per scatenargli violenti colpi di tosse che gli facevano diventare viola le guance e facevano impazzire di dolore e di preoccupazione la mamma. A volte poi il suo corpo si riempiva di bollicine pruriginose che lo costringevano continuamente a grattarsi la faccia, la pancia, il petto e ti chiedeva se per piacere gli accarezzavi con le dita un po' la schiena. I miei genitori naturalmente lo portarono dal medico più e più volte, ma al di là di pomate e polverine, non mi ricordo che ci fu una diagnosi sicura con una cura definitiva, sicché periodicamente tornavano le bollicine e tornava il prurito. Questa sua condizione di salute delicata faceva di Giannino un bambino coccolato da tutti, ma a me questo non dispiaceva, soprattutto quando vedevo che stava male, salvo poi dimenticarmene subito dopo quando ritornavo alle mie solite angherie nei suoi confronti.
Ma poi lo accarezzavo, gli dicevo che gli volevo tanto bene e lui si acquietava e mi sorrideva e tornavamo insieme ai nostri giochi. Perché Giannino era un bambino buono, quasi sempre. Perché invece, in quella storia dell'uovo, Giannino fu davvero cattivo. Io ero piccolino, gracilino e come diceva mia madre a mio padre, questo bambino non sta crescendo bene, ha bisogno di un rinforzo. E fu il dottor Molinara, quando mi ci portarono, a individuare il rinforzo. Un mese di olio di fegato di merluzzo e un uovo fresco sbattuto in un bicchiere con l'aggiunta di un cucchiaino di marsala ogni mattina. L'olio di fegato di merluzzo era uno sciroppo amaro e puzzolente che, tappandomi il naso con le dita in un paio di dolorosissimi sorsi, riuscivo a ingoiare senza eccessivi problemi, ma l'uovo no. A me l'uovo non piaceva e non lo mangiavo mai, in qualsiasi modo fosse cucinato, figurarsi berlo crudo, una tortura a cui tentavo di sottrarmi tutte le mattine con diverse strategie. Quando capivo che mia madre era già stanca di lavori che aveva iniziato prima che facesse giorno, appena la vedevo col bicchiere dell'uovo sbattuto in mano, cominciavo a scappare per tutta la campagna. Io avanti, mia madre dietro, poverina, affannata e sempre più arrabbiata. E cosa c'è di Sono professor Salvio, ex preside del liceo classico Manno, professore da tutta la vita, ma da qualche anno autore. Scrive. Ci parli della sua ultima opera. No, prima di tutto devo correggere una sua Mi affermazione. dica. Scrittore da poco, Da non è vero, poco. No. perché prima di pensionarmi, prima di andare in pensione, abbiamo celebrato 20 anni di teatro al Manno e chi pensa che abbia scritto tutte le 20 opere che sono state rappresentate al Classico, il sottoscritto, tutte ad eccezione di tre che sono di Euripide, di Sofocle, però tutte le altre sono testi originali miei, quindi Però, scrivo da sempre. in questi ultimi 2 anni sono nate due opere editoriali. La prima l'anno scorso, che si ricorda anche noi come Alghero Ciani, l'abbiamo presentata. Mi ricordi il titolo? C'ero una volta io. Io. Ecco. E invece adesso è uno per te. Dopo C'ero una volta io, che in maniera del tutto inaspettata ha avuto un grande successo, tanto da essere candidato per il 2021 al premio Campiello, è uno per te, è il continuo, è il sequel, cioè è un'altra parte di quei racconti, un'altra serie di quei racconti che erano contenuti del primo libro. Però Quindi è lei ha composto da curiosità, racconti brevi. da racconti, però lei ha la curiosità di sapere perché è uno per te, che vuol Eh dire? sì. Io ho avuto la fortuna di avere una mamma, una madre, raccontatrice. Io sono stato nutrito a pane, latte e racconti. In un'epoca in cui non c'era la corrente elettrica e quindi non c'era la televisione, la televisione era mia mamma, la mia mamma, la quale tutte le sere mi raccontava, prima di andare a letto, mi raccontava una favola, tutte le sere, con un'inventiva eccezionale perché a me le favole sembravano tutte l'una diversa dall'altra. Ma non quelle classiche che conoscono tutti. Mia madre non era una persona istruita, nella sua vita aveva letto un solo libro di cavalleria, oltretutto, quindi non c'entrava nulla con le favole se le inventava, non so come, se le inventava e in maniera tale da diversificare personaggi, luoghi, azioni, tali che a me sembravano, sempre diverse. E la particolarità era che il più delle volte le favole finivano così, e il principe sposò la principessa, o la sua bella, alla fine si fece una grande festa e fui invitata anch'io. E come regalo, alla fine, il principe mi regalò tre confetti. Uno lo regalai al gallo che mi portò a cavallo, uno alla gallina che mi insegnò la via, e un altro lo portai a te. Si alzava e uno era uno Per per te. te, come il titolo del mio libro.
Allora mia mamma si alzava dalla sedia, andava verso un cassetto, ne tirava fuori un confetto. In tutte le case ci sono un confetto, un residuo di festa, di battesimi, cresimi e matrimoni. Me lo portava e diceva: eccolo qui, e me lo dava. E quindi io ho passato la mia infanzia a latte, racconti e confetto. E dopo tanti anni molti di questi racconti, se li hai ricordati, li ha un po' corretti. No. Questi non sono i racconti di mia mamma. Tant'è vero, però, mia mamma c'entra, perché il libro si apre con mamma, raccontami un'altra favola. Si apre così e alla fine si conclude con me, io, che diventato adulto, racconto a lei le mie storie, le mie favole. Il libro sostanzialmente, se vuole, è una lunga lettera d'amore a mia mamma, di cui i racconti costituiscono i capitoli o i capoversi, come vuole lei. I personaggi, i protagonisti del mio racconto sono invece tutte quelle persone, quelle situazioni, quei fatti, quelle storie che io raccolgo per strada, io bambino. Io sono protagonista bambino del libro, io bambino vedo con i miei occhi, interpreto con i miei occhi, con gli occhi del bambino, con le fantasie del bambino. E la fantasia del bambino è tutta particolare, non mette insieme i tempi, non mette insieme gli spazi, li confonde e li fonde e ne tira fuori interpretazioni del tutto sue. Però messe tutte quante insieme, queste interpretazioni anche fantasiose, anche particolari del bambino, formano la vita. Ricordiamo la casa editrice di questo È uno per te. EC Caffeina, edizioni di Energy Caffeina, una casa editrice di Biella, la quale ha avuto ha creduto in lei. Ha creduto in me. Dove si può trovare il volume? Si può trovare in libreria qui ad Alghero, sia alla come si chiama? Sirano. La Mondadori, che alla Sirano, che è la libreria che organizza questo evento. La presentazione di stasera. E si può anche acquistare attraverso il sito, che però in questo momento, il sito della casa editrice, che però mi ha scritto proprio oggi dicendomi che il sito è stato attaccato da un malware, virus, e quindi è in restauro. Ma potrebbe essere una sceneggiatura per qualche altra iniziativa? Non lo so.